100 anni del faccio celebrati in questa 61esima edizione della Mostra della Ceramica e questa sera una proiezione particolare. Una proiezione a sorpresa, ringrazio il professor Attilio Perotti che ha fatto questo ritrovamento e il faccio nel passato, ma in realtà non è un passato, è un continuo presente, tant'è vero che quest'anno è la prima volta che superiamo i 500 allievi su Castellamonte, la prova che quando ci sono le radici si può andare più in alto. E la prova che l'arte è ancora amata, apprezzata e del futuro. Sicuramente, io direi è un presente atemporale. Che cosa verrà proiettato questa sera? Una bellissima domanda e a questo punto posso svelarlo perché andrete in onda sicuramente dopo questa serata. Per preparare il centenario nella versione scolastica del 3 maggio ci siamo avventurati, a dire il vero il professor Bologna più di me, nei meandri dei magazzini della faccio. Io personalmente ero alla ricerca soprattutto di fotografie e ho trovato qualcosa che ha integrato il notevole patrimonio di cui già disponevo a nome della scuola o dell'archivio audiovisivo. Il vero regalo è stato una pellicola che non la presenterò come straordinaria perché non voglio bruciarmi l'erba sotto i piedi, ma la ritengo davvero tale, girata non so bene da chi, ma sicuramente da un professionista del vostro livello, diciamo perlomeno, nell'anno scolastico 1956-57, con un intento chiaramente documentaristico su più giornate, che è stato per chi fa questo, non posso chiamarlo mestiere, chi ha questa passione, forse il regalo più bello di quest'anno, che poi sia capitato in occasione del centenario, è veramente eccezionale. Poi ovviamente non a tutti farà lo stesso effetto, avere vissuto nella scuola aiuta, essere stato un docente della faccio aiuta, essere di Castellamonte aiuta, quindi se lo facessimo vedere ad un, senza offesa, bagnino di Bari non lo coinvolgeremo di sicuro. Per i castellamontesi e per quelli che gravitano nel mondo della scuola è credo un bellissimo regalo e so di essermi già dilungato fin troppo per i vostri tempi. Grazie.